Professionalità, efficienza, disponibilità, accoglienza e simpatia. Siamo due ragazze dei dirigenti di comunità, abbiamo scelto questa scuola perché vorremmo lavorare con persone che hanno bisogno, come bambini, anziani e portatori di handicap. Con la riforma però la scuola è stata modificata, ma il Mantegna si impegna a salvaguardare le materie caratterizzate dell'indirizzo. Uno che farà questo indirizzo sociale sarà una persona sensibile ai problemi del sociale, sensibile ai bisogni del territorio in termini di assistenza, però anche capace di amministrare, capace di gestire, capace, cioè, competente in materia amministrativa. Ho scelto la dirigente sociale perché voglio conoscere i bambini, gli anziani e cioè conoscere le loro esperienze e i loro problemi. Io ho scelto l'indirizzo dirigente comunità di Andrea Mantegna perché non vedo l'ora di arrivare in terza e provare sulla mia pelle cosa significa stare a contatto con le persone diversamente abili da noi, gli anziani e i bambini. Tecnico delle imprese sociali, perché l'impresa significa in scienza economica voglio guadagnare. Impresa sociale invece significa voglio fare un servizio. Relazione internazionale è un indirizzo che consente di acquisire tutte le competenze necessarie per lavorare in un contesto amministrativo e commerciale rivolto verso l'estero, utilizzando ben 3 lingue straniere con abilità spiccate nell'ambito del marketing. Noi quest'anno frequentiamo il 4° anno del corso perito aziendale corrispondente lingue estere. E per noi l'anno prossimo sarà ultimo e siamo un po' invidiosi. Siamo invidiosi dei ragazzi che si iscriveranno al nuovo corso Relazioni Internazionali perché avranno maggiori sbocchi sul lavoro e potranno lavorare maggiormente all'estero. L'indirizzo Relazioni Internazionali ti darà la possibilità di imparare 3 lingue straniere, così da poterti inserire in un contesto lavorativo dove le capacità linguistiche saranno importanti, unita alle conoscenze economico-giuridiche, di marketing, di import e di export. Anche gli insegnanti, specialmente quelli delle lingue, sono sempre molto disponibili per chi avesse dei problemi. E anche l'accoglienza delle prime è sempre molto calorosa e si effettuano anche dei recuperi per i ragazzi in difficoltà. Noi siamo alcuni dei ragazzi che hanno partecipato allo scambio culturale con l'America. È stato un viaggio che ci ha segnato particolarmente. È stata un'esperienza molto bella, abbiamo conosciuto nuove persone, nuovi amici. È stata un'esperienza veramente che ci ha toccato nel profondo e speriamo che anche quando loro verranno qui potranno dire lo stesso con noi. Il diplomato del turismo acquisisce delle competenze che gli permettono di valorizzare il patrimonio artistico storico e non soltanto, anche quello enogastronomico del territorio, di promuovere le attività sia in Italia che all'estero. Al di là della preparazione che questa scuola può fornire, vi è anche un buon ambiente aperto al confronto. Infatti tra studenti e professori si instaura subito un rapporto di collaborazione. Per quanto riguarda gli sbocchi lavorativi di questa figura, il diplomato può diventare accompagnatore turistico o organizzatore di eventi, può diventare operatore in agenzie viaggio tour operators, può occuparsi di marketing territoriale e anche di imprenditoria autonoma in ambito turistico. Alla fine del quinquennio quindi ci sono dei buoni sbocchi per quanto riguarda il lavoro, la professione, sia presso agenzie viaggi come tour operator oppure anche nella promozione, nel marketing, sempre inerente chiaramente al turismo.
settore di chimica e biotecnologie ambientali prepara per un settore rivolto all'ecologia. Avrà sbocchi professionali in tutte quelle imprese che si occupano di tutela dell'ambiente. L'informatica abbraccia tutte le materie di tutti i nuovi indirizzi. L'informatica viene fatta nei laboratori con i diversi software. Questi ci permettono di semplificare i nostri compiti e di mettere in pratica ciò che abbiamo imparato in teoria. In biologia stiamo organizzando la settimana ecologica che si terrà a maggio in Val di Cecina. Non possiamo prescindere dalla salute per raggiungere gli obiettivi che ci prefiggiamo. Il settore biologico-sanitario è in grado di fornire informazioni, personale altamente qualificato e strutture al fine di costruire professionalità e competenze nell'ambito scientifico della scuola secondaria superiore. Ho scelto questa scuola perché mi dà la possibilità di scegliere un lavoro nell'ambito delle scienze e della tecnologia. Ho scelto il biologico perché mi dà la possibilità di studiare ecologia, biologia, chimica e intanto anche di applicarli in laboratorio. I laboratori nella nostra scuola sono molto importanti, ci permettono di mettere in pratica quello che studiamo sui libri. Sono molto attrezzati e sicuri con strumentazioni parecchie d'avanguardia. Frequentando l'indirizzo moda sarò in grado di organizzare eventi mondani, dirigere industrie tessili, boutique. Il diplomato ha competenze speciali nel settore tessile, abbigliamento e accessori di moda per quanto riguarda la produzione e la progettazione. Assume la responsabilità nell'organizzazione e può partecipare anche nel disegnare i capi di abbigliamento. Mi piace lo stile, mi piace la moda, mi piace vestirmi bene. E tutto questo ce l'ho al Mantegna. Dall'anno prossimo l'Istituto Mantegna ha intenzione di proporre un nuovo indirizzo moda che servirà per formare nuovi tecnici moda. Gli studenti saranno in grado di progettare nuovi capi di abbigliamento e nuovi accessori seguendo tutti i processi produttivi dell'industria, quindi utilizzando nuovi materiali e nuove risorse. Le ore di educazione fisica settimanali sono l'unico momento per la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi di sfogo, di attività motoria. La scuola ha un telefono, un centralino e una voce. Io sono la voce, sono Mauro. Sono la stella di tutti, faccio tutto. Accontento tutti.